Chao. Come ti chiami? Io mi chiamo Eva. Ciao. Ciao, io mi chiamo Eva. Tu come ti chiami? Ciao. Come ti chiami? Ciao. Tu quanti anni hai? Ciao, io mi chiamo Eva. Ciao, io mi chiamo Eva e ho un giorno di vita. Sì? Ho solo un giorno di vita, certo. Non ricordo niente prima di ieri. Non esistevo prima di ieri, altrimenti me ne ricorderei. Un oggi prima di oggi non è mai esistito, vero? Mi chiamo Eva, ho un giorno di vita e sono un esperimento. Sai che sono un esperimento? Di cosa? Di carne, bisogni, di natura. Non lo so, non mi ricordo. O forse sì, ma non ne sono sicura. Sono un esperimento, sì, ho la sensazione di essere un esperimento ed è esattamente come un esperimento che mi sento. Sono una possibilità. Esperimento è una parola strana. Perché la conosco? Come faccio a conoscerla? Tu lo sai? Qualcuno deve avermi messo le istruzioni in bocca, sì. Sei stata tu. È bello essere un esperimento, se mi permetti di vivere qui. Qui è molto bello, sì. Vorrei vivere qui per sempre. È possibile? Questo posto è molto bello. Qui ogni cosa è magia, sì. Ad esempio, il colore del cielo cambia. Ti dico che è vero. Il colore del cielo cambia. Allora, prima era chiarissimo, poi è cominciato a diventare scuro. Sempre più scuro, fino a diventare nero, 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 nerissimo, con tante e tante stelle, piccole e luminose. Ho provato a prenderne qualcuna, sì, ne volevo un paio così da mettere nei capelli. Sono così belle e così anche io sarei diventata più bella, eh? Ma non sono riuscita a toccarne neppure una. Più che potevo, credo di essere diventata lunghissima come una giraffa, ma non sono riuscita a sfiorarle. Eppure sembrano così vicine. Per un po' ho pianto. Beh, lezione naturale, credo, per una della mia età. Ho solo un giorno di vita. E poi ieri c'era anche la luna. Era meravigliosa, soffice, sembrava fatta di burro. Poi si è liberata, è scivolata verso il basso uscendo fuori dal disegno. Al solo pensarci mi si spezza il cuore e mi viene di nuovo da piangere. Non esiste una decorazione che possa reggere al suo confronto. Era così bella e rifinita con cura. La si sarebbe dovuta fissare meglio. Se soltanto si potesse riavere. Mi piacerebbe che ce ne fossero cinque, o addirittura sei. Sì, se ce ne fossero sei non andrei mai a letto. Me ne starei sempre sdraiata
con lo sguardo rivolto verso di loro. Anche le stelle sono belle, certo, ma la luna lo è ancora di più. Comunque, io sono un esperimento messo qui, sì. Ho sicuramente uno scopo. Certo, io sono qui ed è per qualcosa, sì, qualcosa, certo. Non ricordo cosa, ma qualcosa. Come? Devo trovare qualcuno. Sì. Devo aiutarlo. Devo consolarlo. Devo sostenerlo, sì. Devo amarlo. Che bella parola. Amare. Quasi quanto la luna. No, forse no. La luna è più bella. Ma anch'io verrò consolata. Cioè, esiste qualcuno che mi sosterrà? Qualcuno che mi amerà? Ok, aspetto. Mi metto qui. Sono pronta. Speriamo che anche l'altro esperimento sia pronto. Spero di riconoscerlo. Ho la sensazione che ogni cosa qui sia esperimento. Il cielo, le montagne, la luna, le stelle, gli animali. Beh, certo, diversi da me, io sono la parte più importante, sì. E sono sicuramente la più importante. Cioè, ogni cosa qui è bella, ma io lo sono di più. Sento un calore. Tu che dici? Credi anche tu che io sia la parte più importante? Sai, non riuscirei a pensarlo se non fosse così. Ehi? Mi stai ascoltando? È solo invidiosa perché io sono più importante di lei. Non parlare, meglio diresti solo cose stupide. Non sei intelligente come me. Anche tu sei qui per qualcosa. Devi trovare qualcuno, posso darti una mano? Che noiosa che sei. Ma sei così in alto perché sei una stella? O forse una luna? No, non sei nonna. Sei bella, eh? È la forma simile a quella della luna, ma sei rossa. Sì. La luna non è rossa. Sei qui per me? Mi piaci. Sì. Bello il tuo colore. Sì. Vuoi che ti dia un morso? No, è peccato. No, è peccato. Non ti darò mai un morso, ma ti rovinerei e tu sei troppo bella. Non mi stancherai mai di guardarti. Passerei ore a guardarti. Vorrei darti un morso. Ma è vietato. Sei strano. Guardandoti, mi sembra di capire più cose di me. Cioè, è come guardare me. Forse perché sei bella anch'io. Ho capito! Io sono stata messa qui per amare la bellezza. Sì, credo che sia così. Sì, le cose belle mi piacciono, mi mettono allegria, mi danno eccitazione. La prima cosa che ho visto quando sono stata creata è stata una farfalla. Io ero un po' confusa, avevo la vista offuscata, ma quella farfalla aveva le ali blu, mi si è posata sulla mano, era bellissima. E io ridevo, non riuscivo a smettere di ridere. Capisci? Le cose belle mi mettono allegria. Ne trovo una ogni ora che passa e ogni volta è come trovare un tesoro. Sai? Sarebbe pericoloso se ti affidassero a me. Non ti lascerei mai fuggire. No. Ti nasconderei, ti terrei per me per sempre. Sono certa che mi inventerei persino una scusa per evitare di parlare di te.
Forse è te che devo amare. Dimmelo. È te che devo amare? Devo prendermi cura di te? Io credo di sì, sì. Sono convinta di dover amare la bellezza. Perché amo così tanto la luna, il cielo e le stelle? Sono tutti esperimenti belli, ma tu sei ancora più bella di loro. Potrei parlare con lui. Io amo parlare.
qualcuno con cui parlare di cose ancora più interessanti e non smettere mai se soltanto qualcuno lo volesse. Ecco, questo posso fare con lui, parlare. Non certo amarlo. Io credo di dover amare te. Se ti guardo sento così. Sei tu l'esperimento che dovevo trovare, non lui. È troppo diverso da me. Io e te invece siamo uguali. Due metà perfette. Io e te per l'eternità. Ti piacerebbe? Io e te e il cielo, le stelle e la luna? Quanto amo la luna! Ieri sera ce l'hanno restituita, hai visto? Non riuscivo a stare ferma dalla gioia. Saltavo e cantavo. Credo che si siano comportati molto onestamente. Poi la luna di nuovo è scivolata verso il basso, uscendo dal disegno. Ma questa volta non ho pianto. Questa volta non ho provato tristezza. Ho dei vicini molto educati. Sono sicura che ogni giorno la rimetteranno dove era. Vorrei fare qualcosa che possa dimostrare la mia gratitudine. Forse potremmo far vedere loro delle stelle. Che dici? Noi qui ne possediamo fin troppo. C'è modo di far vedere loro delle stelle? Penso che sia timido. Tocca sempre a me occuparmi delle chiacchiere. Dimmi, se non mi parla, a cosa mi serve? Non capisco. Sono davvero scoraggiata. Sono tornata da lui. Sì, questa volta non sono scappata. Mi sembra di conoscerlo meglio. E credo anche che gli piaccia avermi così. Ma parla poco, io mi annoio. Io amo parlare. Se non mi parla, a cosa mi serve? Non capisco, te lo giuro, non capisco. Sei tu l'esperimento che dovevo trovare, non lui. Però, che scopo dovrebbe avere nella mia vita? Perché è qui? Sai, è strano sotto un certo punto di vista, è anche un po' doloroso, perché io non lo sopporto. Però voglio comunque vederlo, cioè sento il bisogno di vederlo. Però è brutto che tocchi sempre a me parlare. Uso moltissimo il noi per socializzare. Per includerlo nella mia vita. Ma lui non vuole proprio rendersi utile. Anzi, devi sapere che mi sono accollata completamente il compito di dare un nome alle cose. Mi è sembrato sollevato, addirittura grato. No, sai, non è molto dotato sotto questo aspetto. Anzi, non è in grado di farsi venire in mente un solo nome razionale che lo rispetti ai miei occhi. Io faccio in modo che lui non si accorga che sta in questo difetto, sì. Nel momento stesso in cui appare una nuova creatura, gli do il nome, prima ancora che il suo goffo silenzio ne tradisca l'imbarazzo, sì. In diversi momenti gli ho risparmiato attimi di difficoltà, sì. Boh, io questo suo difetto non ce l'ho. I nomi mi affollano la bocca. Cioè, nel momento stesso in cui io vedo un animale, mi viene il nome giusto, la parola esatta, cioè non ho bisogno di pensarci neppure un momento, così come per ispirazione. E io sono sicura che un attimo prima quella parola non fosse nella mia mente. Lui invece è così goffo. Cioè, pensa che quando è comparso il dodo, ha pensato che si trattasse di una lince. Una lince? Ma come si fa? Dovevo per forza aiutarlo. Tranquilla, sono stata attenta. Non ho ferito il suo orgoglio. Io credo che sia un esperimento piuttosto permaloso. Ecco. A lui piace mostrarsi forte davanti a me. Con molta semplicità, senza neppure avere l'aria di una che sta per fornire un'importante informazione, gli ho detto: guarda, sembra impossibile, ma quello è un dodo. Era chiaramente pieno di ammirazione. Sì. Anche se io credo che si sia comunque un po' risentito. Per il fatto che io ne conoscessi il nome, lui no. Te l'ho detto, è un esperimento permaloso. No, io non sono come lui. Assolutamente, non siamo simili. Non posso amare lui.
sentire parlare di cose intelligenti, ma lui non si annoia mai. E perché è stato così scortese con me se io non gli ho fatto nulla? Ma tu dici che per i nomi? Ma non è colpa mia se lui non riesce a dare i nomi giusti alle cose. Mi ha scacciata via senza che io gli facessi nulla di male. Non riuscivo a reggere la sua freddezza e me ne sono andata. Cos'altro potevo fare? Sono andata a sedermi lontano, tutta sola. Sono andata nel posto in cui lo vidi la prima volta. E direi che quel posto mi era così indifferente. L'uomo mi dava quasi fastidio. È un brutto rettile in forma di carota. La tua bella forma, il tuo bel profumo. Tu sei il mio tesoro più prezioso.
Non potrei mai rinunciare a te. Come potrei vivere senza abbracciarti, amica mia? Io non potrei mai vivere senza. Oppure senza le tigri. Come potrei vivere senza di loro? Io adoro dormire su di loro. Sono così comode e possiedono delle pellicce così soffici. E il loro alito è dolce e profumato. E questo perché si nutrono di fragole, sai? Mi piacciono così tanto anche le fragole. Io adoro le fragole. Non potrei mai vivere senza di loro. L'uomo invece è così diverso da me. A lui le tigri non piacciono. E credo che detesti anche le fragole. Perché lo amo? Mi era così indifferente. Che cosa può essermi successo? Gli altri esperimenti lo infastidiscono. Certo, sono animali. Non usano le parole, ma sono così belli. Come possono innervosirlo? Oggi gli sono stata lontano di proposito. Tutto il giorno. Speravo si sentisse solo. Speravo venisse da me. Niente. Perché non mi vuole più con sé? Credi che un giorno mi permetterà nuovamente di avvicinarmi al suo rifugio? Io però adoro fare scoperte. Io non voglio smettere soltanto perché a lui queste cose non piacciono. Scoprire cose nuove è così eccitante. Noi viviamo in un posto meraviglioso, amica mia. Qui abbiamo la possibilità di giocare con tante cose bellissime. Ogni cosa qui è magia. Perché lui non è entusiasta come me? Anche oggi, ad esempio, sono riuscita a creare una cosa che prima non esisteva. Una cosa bellissima. Senti cosa è successo. Volevo realizzare un piccolo piano. Per te, amica mia. Ho paura che tu lì appesa possa cadere un giorno e per me sarebbe una perdita terribile. Quindi volevo realizzarti un appoggio sicuro, ecco. Allora, ho messo un ramoscello sul terreno secco e ho cercato di farci un buco dentro usandone un altro. Ed ecco che dal buco si è alzata una pellicola bluastra, trasparente e sottile. Io ho lasciato cadere tutto e sono scappata. Ho pensato che si trattasse di uno spirito e mi sono spaventata. Poi mi sono guardata alle spalle e lo spirito non mi seguiva, quindi mi sono appoggiata ad una roccia per calmarmi. Ecco. Ansimavo e mi tremavano le gambe. Quindi ho aspettato che le braccia e le gambe tornassero salve. Poi, con molta cautela, cartoni, sono tornata verso il punto da cui ero fuggita. Lo spirito era scomparso. Ed ecco che nel buco si raccoglieva una polvere finissima e rosa. Io subito ci ho messo il dito dentro perché volevo sentire la consistenza. Non hai idea. Un dolore incredibile. Stavo per scappare di nuovo, ma poi la curiosità ha vinto. Sì, perché volevo sapere che cosa fosse quella polvere rosa. Sai come sono fatta? Devo esaminare il tutto. All'improvviso mi è venuto in mente il nome. Fuoco! Fuoco! Avevo inventato qualcosa che prima non esisteva. Fuoco! Alle immense ricchezze del mondo avevo aggiunto qualcosa di nuovo. Fuoco! Subito ho non posso che mettermi a correre e andare a cercarlo per raccontarglielo. Poi non l'ho fatto. No. Non lo avrebbe interessato, mi avrebbe chiesto a che cosa potesse servire. Che cosa avrei potuto rispondere? Infatti, se non fosse servito a niente, fosse stato bello. Semplicemente bello. Così ho sospirato e non ci sono andata. Perché il mio fuoco era una cosa inutile. Non serviva a velocizzare il raccolto, no. Non serviva a costruire una capanna, il mio bel fuoco rosa, ecco. Non serviva a migliorare la qualità dei meloni, ecco. L'avrebbe disprezzato. Avrebbe usato parole dure. Ma i miei occhi no. Ai miei occhi era una creatura deliziosa, una piccola creatura deliziosa, tutta rosa. Io l'amavo. No, non andava disprezzato. Avrei voluto portarlo a casa, abbracciarlo forte. E sarebbe piaciuto anche a te.
Niente. Se lui mi dicesse il suo nome, a me importerebbe. Sono certa che risuonerebbe al mio orecchio più dolce di qualsiasi altro suono. Parla pochissimo. Credi che lo faccia solo con me? Forse non gli piace parlare. Io credo che sia perché non è intelligente. Magari se ne vergogna e cerca di nasconderlo. Peccato. Che cosa è mai l'intelligenza? È nel cuore che si raccolgono i valori. Come vorrei fargli capire che un cuore sensibile e generoso conta molto, molto di più. Senza quel cuore l'intelletto è ben misera cosa, eh? Dimmi. Deve essere per forza così doloroso. L'amore. Perché è così doloroso? Se siamo stati creati per amarci, perché deve fare così male? E poi, scusa, non dovrebbe amarmi anche lui? Perché pare infastidito da me? Che gli ho fatto? Sì, lo so, anch'io avevo tanti dubbi all'inizio. Anche adesso io non è che riesco a capire perché. Siamo così diversi. Che cosa fa nascere questo sentimento? Ci piacciono cose diverse? Come si può amare qualcuno che è così tanto diverso da te? Eppure, amica mia, è successo. Lo amo. Vorrei conoscere ogni cosa di lui. Ogni suo desiderio, ogni sua paura, ogni sua aspirazione. No. Il mio nome non ha suscitato in lui il benché minimo interesse. Ho sentito il mio cuore cadere in mille pezzi. A che cosa serve vivere in un posto così bello se dentro è tutta questa tristezza? Mi sento così sola. Mi sento come se nulla potesse farmi sentire meglio, mai più. Ho paura di essermi ammalata. Oggi il cielo non mi entusiasma e non ho voluto neppure giocare con le farfalle. Dimmi, tutto questo soltanto perché il mio nome non gli interessa? Ho cercato di nascondere la delusione, sì, ma non credo di esserci riuscita. E sono tornata qui da te. È bello sapere che ci sei. Sì, anche se non mi rispondi. Sei qualcosa. E qualcosa è sempre meglio della solitudine totale. Tu sei il mio sostegno. Sì. Non potrei mai rinunciare a te. Sei il mio rifugio. Sei il mio conforto. Non potrei mai sopravvivere senza di te. Dolce amica mia.
Te l'ho detto. La solitudine totale non è accettabile, soprattutto per me. Sei rifugio, sei conforto. Mi hai sempre ascoltata, mi hai sostenuta anche quando credevo nell'errore. Chi avrebbe mai pensato di poter amare l'uomo carota di me? Neppure tu, certo, vedendolo non avresti potuto crederlo. Siamo così diversi, eppure così uguali. Non esiste un altro esperimento come me e lui. È l'unico, lui. Me l'ha detto. Sì, l'uomo carota me lo ha fatto capire. È lui che devo ascoltare. È lui che devo seguire. Non posso perderlo. Assieme siamo istruzioni precise. Istruzioni di un inizio. Senza la sua presenza io non sono niente. Niente. E io non posso essere niente. Non posso. Mi capisci? Non posso perderlo mai. In nessun caso. Devo amarlo. E lui deve amare me. Se non ci amassimo, niente potrebbe cominciare davvero. È il momento. Devo lasciare indietro le parole per essere inizio. Ignorare i nomi che ancora oggi mi ingombrano la bocca. Per essere inizio. Ingoierò i nomi. Sì. Io posso renderlo buono. Sì. Io posso renderlo migliore. Sì. E io posso aiutarlo. Posso guarirlo. Posso pulire la sua coscienza. Sì. Posso pulire le sue scarpe. Sì. La sera davanti al televisore. E posso massaggiargli i piedi. Posso portargli una birra. Io posso calmarlo. Posso calmare la sua ira. È per lui che sono stata creata. Sì. È per lo scopo della creazione. È per la creazione stessa. Mi ama, me l'ha detto. Sì. Anche se mi ignora. Anche se non vuole ascoltare le mie parole. Anche se il mio nome non gli interessa. Mi ama. Sì. Me l'ha detto. Con i suoi occhi di ghiaccio ha detto che mi ama. Ama me. Sì. Non esiste un altro esperimento come lui. Io non posso abbandonarlo. Senza di me lui morirebbe. Non esistono gentiluomini in questo mondo. Quelli che verranno dopo di me, dopo di lui, saranno migliori, alcuni peggiori, ma nessuno li ha pulito davvero. Solo gli animali, solo loro. Loro sono dolci, loro sono teneri. A loro io devo tutta la mia riconoscenza. A loro che sono stati conforto qui, con te, mia dolce e bella amica. Credo che sarà dura per me d'ora in poi. Credo che sarà dolore. Per me, per tutte le altre che verranno dopo di me. Partorirò, mi ammalerò. Verrò sfruttata, verrò stuprata, verrò umiliata, verrò sottomessa, morirò. E questo soltanto in quanto donna. E questo soltanto in quanto donna. Ma io e lui ugualmente ce ne andremo. Sì. Lasceremo questo posto, lasceremo questo paradiso. Per loro, sì. Per il genere umano. Io sì, abbandonerò tutto ciò che amo. Lui dovrà abbandonare i suoi campi. Per dare agli uomini una possibilità. Inizieranno a popolare l'altro mondo. Inizieranno ad amarsi. Costruiranno case e ponti. Le loro opere saranno imponenti. Inventeranno l'arte, la musica, il teatro. Sarà l'inizio di ogni cosa. Dell'odio, sì. Inizieranno a uccidersi, a sfruttarsi. Si renderanno schiavi. Inventeranno il dio denaro. Massacreranno gli animali, loro, così inermi.
Il pianeta diventerà presto inabitabile. Avveleneranno l'aria, l'acqua. Ci saranno guerre atomiche, bombe. Massacreranno se stessi e gli altri. Ma io e lui siamo istruzioni. Assieme siamo istruzioni precise. Istruzioni di un inizio. Vorrei restare qui con te. Ma sarei egoista. E io non posso essere egoista. Non posso. Ascoltami. Ti devo dire una cosa. Una sola cosa devo dire a te, che sei stata tutto per me, il mio amore più grande, tutto il mio universo. Io ti devo chiedere perdono. Non avrei mai voluto farti una cosa del genere. Io ti amo. Ma sta a me. Devo farlo io. Ci voglio provare. Devo dare agli uomini una possibilità.